Mi ha scritto una signora, mamma, marito morto di Covid. Anche lei ha avuto il Covid, ma ce l'ha fatta, grazie a Dio. 4 bambini. E mi ha detto, che senso ha sentirmi dire, anche da me, quindi da me, buona Pasqua. Che cosa vuol dire Pasqua per me? Parto da questa domanda giusta e ringrazio la signora Rachele per questa email e per questa domanda, perché penso che questa è la domanda di tanti, di troppi. E quest'anno dire buona Pasqua deve avere necessariamente un significato diverso, un significato veramente avvolto dal clima di intimità che abbiamo visto a Betania, al Cenacolo, ma anche sul Calvario e dinanzi al sepolcro vuoto. Cosa vuol dire per i tanti che vivono ancora, non per loro scelta, ma per un destino a volte cruento, crudele, vivono nel sepolcro e non possono uscire perché vi è il masso del dolore, della paura, della povertà, della solitudine, delle ingiustizie. Ci facciamo aiutare dalle riflessioni di un grande uomo, di un grande sacerdote, di un grande vescovo e ci auguriamo quanto prima di un grande santo, Don Tonino Bello, che scriveva a proposito della Pasqua, facendo gli auguri ai suoi fedeli. Vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso senza parole. Vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace. Posso dirvi però una parola, dice Don Tonino Bello, una parola che voglio dirvi sillabandola con lentezza, per farvi capire di quanto amore intendo caricarla. Coraggio. La risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri destini. La resurrezione, non la distruzione, non la catastrofe, non l'olocausto planetario, non la fine, non il precipitare nel nulla. Il Signore è risorto proprio per dirvi che di fronte a chi decide di amare non c'è morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli vita. Auguri, auguri ancora di una Pasqua piena di coraggio. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, Cristo al Cuore. Ciao.